Giornata di premiazioni a Strambino, con il ritorno in presenza per la consegna delle maglie di campioni del podismo canavesano targato WISP. È stato come di consueto il Salone Polivalente ad ospitare la manifestazione, organizzata dal Comitato di Ivrea Canavese, che si è svolta domenica 12 dicembre a partire dalle ore 16. Nell'occasione sono sfilati gli atleti che nel corso dell'annata 2021 si sono classificati al primo posto delle due specialità principali, ovvero corsa su strada e corsa campestre, ma anche gli appassionati che si sono messi in luce nel corso di tutta la stagione. Una stagione particolare dove la presenza del Covid ha indubbiamente influito sull'organizzazione delle gare e sul numero di corridori ai nastri di partenza. Spazio nell'occasione anche alla consegna delle maglie di vincitori del Cross 2020. L'anno scorso la premiazione non si era potuta tenere, dato che appunto la situazione pandemica aveva costretto alla cancellazione dell'evento strambinese. Inoltre è stata questa l'occasione anche per iniziare a parlare della prossima annata agonistica WISP, che dovrebbe aprirsi, per ora condizionale ed obbligo, a gennaio 2022 col Cross di Pavone.